9 minuti fa Marcello ci ha scritto: volevo spezzare una lancia nei confronti dei pronti soccorsi di Genova, in particolare di quello di San Martino. Tempo fa ho avuto necessità di essere visitato e ho potuto verificare di persona la perizia e la serietà di tutto il personale che ogni giorno si trova in trincea ad arginare emergenze serie e spesso anche richieste che potrebbero essere tranquillamente demandate ai medici di famiglia, che possono prenotare prestazioni specialistiche direttamente dai loro studi. Un po' anche una sintesi, no? Beh, di sì, quello che sintesi. Si diceva in pubblicità. Professor Cremonesi, in pubblicità ci diceva: noi vediamo gente che non dovrebbe nemmeno andare da medico di famiglia, si potrebbe curare a casa. Assolutamente sì, e ve ne cito, e ho le documentazioni di quello che dico, a decine di codici verdi sono assolutamente impropri in pronto soccorso. La gente deve andare dal medico di famiglia, perché il medico di famiglia fa studio 5 giorni alla settimana, tutti i giorni all'ambulatorio aperto, deve andare lì. Poi queste persone, 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni di prognosi, sono quelle che hanno più fretta in pronto soccorso, ci creano più problemi, protestano di più, vi chiamano di più. Perché stanno bene, quindi sono vitali. Sì, sono perché vogliono andarsene subito, mezz'ora, un'ora, quando raggiungono le 2-3 ore d'attesa, 4 ore per carità, mi rendo conto che sono tante, ma noi non possiamo... Non ci fa un esempio di qualcuno, cioè proprio quello allora, che lei direbbe, ma tu cosa ci allora, da fare? Questa sera prima di venire vi leggo le diagnosi pronto soccorso Galliera in attesa, bianchi e verdi, cefalea da un mese, modesta cefalea da un mese, algie al tallone da 2 mesi, persona che era andata in altro ospedale per un incidente stradale, voleva il rinnovo dei giorni di prognosi. Questi sono sindrome influenzale da una settimana, senza complicazioni naturalmente. Tutti questi casi non devono venire da noi. Noi facciamo urgenza ed emergenza. Queste che sono bassa complessità, bianchi, la maggior parte dei verdi, devono sapere che se vengono aspettano molte ore, perché non è il compito del pronto soccorso occuparsi, scusate, di queste banalità. Queste banalità lo Stato gli garantisce il servizio di medicina generale o di pediatria di libera scelta se sono minori. Per cui l'utente deve essere informato e deve usare i canali giusti. Noi lavoriamo sui gialli e sui rossi e lì dobbiamo dare delle risposte pronte, di alto livello tecnologico e qualitativo, e lì dobbiamo ricoverarli. Ovviamente tutti gli altri, se vengono impropriamente al pronto soccorso, devono sapere che aspettano molte ore. Cremonesi, una battuta, però Berlinghelli ci ha detto: se dovessi chiedere una cosa a spazio, lei cosa chiederebbe per il Galliera? Allora, per il Galliera sicuramente chiederei che il territorio dreni di più e faccia arrivare meno gente al Galliera, e poi più disponibilità di posti letto nelle residenzialità per anziani, per poter liberare presto i posti letto per acuti del Galliera e poter curare chi ha veramente delle urgenze e delle emergenze e rimandare la cronicità sul territorio. Moscatelli, insomma, stiamo arrivando forse al dunque: filtro in entrata, filtro a casa, miglior gestione, spazi più ampi. Però poi bisogna che qualcuno, noi le diciamo, noi da tecnici... Sì, 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 no, ma poi c'è Rosso che ci parlerà di quello che si fa in regione, adesso ci arriviamo. Dei tecnici, certo. Poi decida, perché se no, tanto qui stiamo mettendo insieme tutte le indicazioni. L'agenzia sanitaria regionale, così almeno risolviamo il problema. Prego, come società scientifica, vi ho mandato un documento recente nostro che è un buon punto di riferimento. Chiediamo che vengano applicate regole comuni e vi siano strumenti comuni per tutta la struttura dell'emergenza in tutta la Liguria. Perché una figura è quella del bed manager. Questo è uno degli aspetti, perché gestire correttamente i posti letto, e quindi sapendo che una risorsa è limitata, che va gestita in maniera appropriata, in maniera molto orientata alla risoluzione dei problemi, vuoi in emergenza, vuoi in elezione, ma fortemente governata, con regole comuni in tutta la regione, può essere una parte delle soluzioni che proprio vanno nella direzione di ridurre l'affollamento. Perché, mi piace sottolinearlo e ci tengo a farlo, effettivamente purtroppo quando, ancorché si sia assistiti in maniera appropriata, attenta e quant'altro, quando avvengono episodi come quello citato, alla fine rimane un'amarezza, rimane un qualcosa di rimpianto, e quindi quello che si ricorda è soprattutto un evento, una circostanza che suona sgradevole, che fa dimenticare purtroppo tutto il resto del lavoro. Al di là delle definizioni esagerate, un po' giornalistiche, però insomma sono immagini, certo, che capiscono. Bisogna vedere un nostro caro lì. Certamente, il disagio sicuramente è palese, tangibile, cerchiamo di
trovare insieme con le strutture sia ospedaliere interne alle singole aziende, sia a livello regionale, le soluzioni migliori, e la società scientifica in questo senso è presente. A lei stessa domanda, in una battuta, cosa chiederebbe e cosa chiede? Delle regole per gestire meglio in maniera condivisa con il resto del sistema ospedale e fuori dall'ospedale l'emergenza assistenziale in urgenza. Tiziana, abbiamo messaggi che continuano ad arrivare. Sì, abbiamo messaggi che continuano ad arrivare. Vogliamo parlare, dice Alessandra, degli accessi impropri. Il problema per buona parte nasce di lì. Per esperienza personale, una sera al pronto soccorso di Villa Scassi, su 11 pazienti in attesa, 7 erano codici bianchi. Poi ci stanno i legittimi mugugni di tutti, ma viste le scarse risorse a disposizione, se si cominciasse da lì. Matteo Rosso, filtro. Come vedete, mi fa piacere davvero questa trasmissione, perché forse insieme, io dall'opposizione, con voi qualcosa riusciamo anche a dargli una mano. Prima di tutto il medico di famiglia, lo sento dire nuovamente, che non è solo un filtro nell'accesso, ma è anche un filtro successivamente per la dismissione del paziente, che se no il paziente, tanto più se è solo e anziano a casa, come ci può andare? Allora ecco che il medico di famiglia assume un ruolo fondamentale. Prima e dopo. E poi io credo, e su questo potremo fare una battaglia insieme, sia importante anche un po' più l'incrementazione dell'organico. Abbiamo davanti la situazione di San Martino. Io vi prego, monitoratela nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni si avrà la riorganizzazione del nuovo IRS San Martino. Invece di fare per esempio due cardiochirurgie, far doppioni e triploni, ma perché invece non cerchiamo di assumere maggiormente il personale proprio per il pronto soccorso, per quei reparti dove è più importante averlo? Perché voi non avete detto come punto primo la carenza dell'organico, però un po' vi conosco, qualcuno di voi parlo anche con una certa frequenza, e la carenza dell'organico... Sono stati diplomatici, Rosso, rispetto a... Ma tra colleghi si parla, io, il dottor Moscatelli, il professor Moscatelli è stato mio maestro quando ero un giovane studente, quindi rimane anche un legame di affetto, di stima, per cui ci si sente spesso. Il problema dell'organico è importante. Allora, San Martino, su questo vi prego, monitorate. Quando si viene a proporre in questi giorni due cardiochirurgie o doppioni e triploni, invece facciamo la battaglia anche lì, perché il personale, non si chiedano le deroghe per quel personale, ma si chieda magari per il pronto soccorso e per i reparti che sono più vicini ai bisogni dei pazienti. Peringhelli, una battuta, voleva dire qualcosa? Volevo dire che sicuramente il problema degli organici è uno dei problemi. Si è parlato prima di appropriatezza, e direi che proprio l'appropriatezza, soprattutto in questo periodo di scarse risorse, è quello che ci deve guidare. Per quanto riguarda la richiesta, per esempio, di esami, di ricoveri, è fondamentale che questo sia, come dire, guidato da una persona che dal punto di vista clinico chi richiede queste cose. Lo dico perché? Perché il pronto soccorso, tra le altre criticità, ha quella anche di avere il marketing della salute. Alcune persone forse lo hanno interpretato come un discount, e quindi arriviamo al caso limite della simulazione della patologia per avere l'esame fatto. Vi capita che qualcuno che ha tempi d'attesa di 4 mesi, 5 mesi, sì, arrivi lì, dica mi sono fatto male al piede, ho avuto un incidente? Purtroppo succede. Tiziana. Solo per dire che le nuove assunzioni, la carenza di organico, sono il tema più sentito dei nostri telespettatori, che hanno risposto alla nostra domanda sul sito internet di Primo Canale. Caos pronto soccorso, quale soluzione? Abbiamo chiesto nuove assunzioni, 55%, più posti letto, 0%, ambulatori territoriali, 45%. L'abbiamo postato da poco, quindi votate. Oggi pomeriggio, però qualcuno... scientifica, quindi insomma, però c'è già un'indicazione di massima. Abbiamo, tornando al discorso della sclerosi multipla, al telefono il dottor Federico Derchi di Genova, è un medico che ha avuto diagnosticata la sclerosi multipla nel 1994, ma è un paziente che si è sottoposto all'intervento di PTA. Buonasera. 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 Ci può raccontare brevemente lei come sta dopo questo intervento, che tra l'altro ha fatto a Genova? L'ho fatto a Genova il 4 novembre del 2010, e devo dire che la sera stessa dell'intervento la mia situazione è migliorata in modo clamoroso. È scomparsa totalmente quel senso di stanchezza che ogni malato di sclerosi multipla conosce bene. Dopo poche ore ho ripreso il controllo degli sfinteri che da tempo non avevo, e sono scomparsi gli edemi che avevo alle caviglia,
e praticamente... Sta meglio. Sì, sto meglio, e devo dire che anche quando magari capitava di uscire con gli amici, magari un pomeriggio, rientravo che ero distrutto dalla stanchezza e mi ci volevano due giornate intere in poltrona per riprendermi. Da allora la situazione è totalmente cambiata, non so più cos'è la stanchezza, e rientrando con gli amici fresco come una rosa sono pronto per uscire per un'altra rimpatriata il giorno dopo. Quindi devo dire che è una cosa positiva per la sua situazione di malato di sclerosi multipla. Io la ringrazio, purtroppo abbiamo pochissimo tempo, ma torneremo sicuramente magari a raccontare la sua storia. Questo per dare un messaggio ai tanti malati. Abbiamo detto, ci sono dei comitati scientifici, professore, bisogna stare attenti, ma abbiamo voluto dare anche voce a chi paziente malato di sclerosi multipla lo è e ha fatto l'intervento. Ovviamente bisogna andarci con i piedi di piombo, professore. Della Società Italiana di Chirurgia Vascolare. C'è qualche problema con l'audio, no? È scivolato il microfono. Ecco qui. Dicevamo ovviamente positivo, ecco, per il paziente, però... Nessuno può negare discorsi come questi, ma ovviamente la scientificità dei discorsi non si basa sul singolo caso, questo è un fatto noto a tutti. È stato dimostrato che questa malattia può avere un andamento relapsing, cioè alti e bassi anche addirittura spontaneamente. Ora, non sto dicendo che non sia utile, sto dicendo che non ci si può fidare sul singolo caso. Chiarissimo. Questo però non vuol dire che non si debba andare avanti nell'ambito di una sperimentazione scientifica controllata che dia una risposta definitiva al discorso, se è possibile. Benissimo. Speriamo insomma di avere davvero risposto ai tanti messaggi, tanti dubbi, tante richieste che ci sono arrivate. Tema molto controverso, Tiziana. Soprattutto anche per la necessità di dare una risposta equilibrata e corretta ai pazienti. Continuate comunque a seguirci sulla pagina ufficiale di Facebook e continuate a scriverci a codice rosso @primocanale.it. Ci ritroviamo lunedì prossimo. Arrivederci.